2,5 milioni di tonnellate. Tu per togliere 1 milione di tonnellate, che è il primo blocco, cioè sì, proprio 23 capitoli, uno rimozione, 1 milione, un altro produzione di combustibile da rifiuto che mettiamo in cementerie, un altro terzo trattato. No, 1,2 milioni. 1,2 milioni, portiamo più. Ovviamente sotto questi teli sono le ecoballe, che erano... Poi se andiamo un attimo fuori potrai vedere una montagna, sono 30 campi di calcio. Questa è sicuramente l'operazione, come puoi vedere, l'operazione di bonifica ambientale più grande d'Italia. L'estensione delle ecoballe è pari a 320 campi di calcio messi insieme. Un problema di dimensioni bibliche. Quindi una grande operazione di bonifica ambientale e insieme la più grande operazione di contrasto contro i poteri criminali e l'economia della camorra che ha gestito gran parte del traffico dei rifiuti in questi anni. E poi un'occasione per tentare di eliminare questa multa di 120.000 euro al giorno che stiamo subendo per la procedura di infrazione aperta dall'Europa contro l'Italia per non aver risolto il problema delle ecoballe, delle discariche e degli impiantisti. Problema ovviamente di dimensioni bibliche, ci voleva davvero coraggio solo per decidere di affrontarlo questo problema. E devo dire che abbiamo incontrato la sensibilità del governo e anche la disponibilità finanziaria che ci ha messo in condizione di fare questo progetto di bonifica, altrimenti questo problema si sarebbe trascinato nei secoli. Tutto questo lavoro quindi nel giro di 2 anni e mezzo massimo noi restituiamo? Assolutamente. Vogliamo quella mano che troviamo, diciamo, questo territorio che ha sporcato. Questo è il comune di Giuliano, Villa Literna. Qui siamo a Villa Literna, a cavallo fra Villa Literna e Giuliano. Diciamo, questa è l'immagine che ha sporcato l'Italia nel mondo. Questa è la terra dei fuochi che smette di essere la terra dei fuochi. Esattamente. E puntiamo, diciamo, con uno slogan anche più gentile, a trasformarla nella terra dei fiori, nella terra del lavoro, nella terra di sé, poi vediamo un po' la destinazione di queste aree. Comunque la cosa bella, l'avevamo promesso, e qui ci siamo, era la loro. Grazie.